tutti. L'avete presa bene, direi, eh? Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Dai, ragazzi. Allora, evitiamo le pagliacciate, dai, ragazzi. È molto difficile e molto bello, naturalmente, prendere la parola questa sera e credo che la prima parola che debba essere detta in modo molto forte, molto chiaro, è il mio più grande grazie, grazie di cuore a tutte e a tutti. Grazie innanzitutto, permettetemi di partire da il grazie a Gianni Pittella, che ha combattuto una battaglia molto bella, le sue proposte sul Sud, sull'Europa. Un grazie a Pippo Civati. Io credo che non l'avremmo mai detto, caro Pippo, che solo in 3 anni la Leopolda sarebbe stata maggioranza nel PD. Un grazie particolare e veramente dal cuore a Gianni Cuperlo, a cui vorrei che dedicassimo non soltanto un applauso, ma vi confesso che se c'è una persona dentro il Partito Democratico con cui ho voglia di discutere, di dialogare, anche di non essere sempre d'accordo, ma che ha molto da dare e da insegnare, per me quello è proprio Gianni Cuperlo. Lo ringrazio per anche i toni e la civiltà della battaglia che ha combattuto. Ora non vorrei fare la classica americanata, però vorrei dire grazie alla mia famiglia. È vero che ormai io faccio parte di una famiglia strana, i miei figli contano il passaggio delle stagioni sulla base delle primarie. Mi hanno detto, ma quest'anno la Puppato e Tabacci non giocano? Come se... Però credo che per Esther, per Emanuele e per Francesco la scelta di dedicare del tempo alla politica da parte del loro babbo, della loro mamma, della loro famiglia non è una scelta semplice. Vorrei che sapessero e che lo sapessero i bambini delle scuole che da martedì voglio tornare a visitare e a incontrare. Ho interrotto, come era ovvio, giusto in campagna elettorale, che quando i babbi e le mamme, lo dico per chi ci segue da fuori Italia, i papà e le mamme, ma noi a Firenze diciamo i babbi, non pensano solo ai propri bambini, ma pensano anche ai bambini degli altri, beh, quel paese è più giusto. E vorrei dire semplicemente grazie ad Agnese, lei sa perché. Grazie. Grazie a chi mi è stato accanto in queste settimane, in questi mesi, si direbbe con una parola sempre all'americana, al mio staff. Siete uno straordinario manipolo di pazzi. Avete anche un bel caratteraccio, non come il vostro candidato che è sempre sereno, calmo, tranquillo. Io sono molto fortunato ad avervi accanto perché mai come in questo periodo ho visto come partendo da zero abbiamo messo in piedi una realtà straordinaria. Dai militanti che lo fanno con passione e non chiedono niente, ai neoparlamentari, da chi gestisce con me la città di Firenze, ai volontari di tutta Italia, dal comitato che è stato bravissimo, ha azzeccato tutti i dati sia nella competizione sui circoli che in quella elettorale, alla Leopolda che è stata organizzata in modo magistrale, in particolar modo quest'anno, dal lavoro certosino sui seggi, a chi si è preoccupato nel giro delle tappe del paese, mentre magari io mi dimenticavo anche semplicemente di preparare il palco, il podio, di farci trovare un ambiente carico di umanità e di bellezza. Credo che fare politica significhi anche condividere una bellezza di relazioni umane tra di noi e vorrei dirvi con grande generosità che vi concedo ben mezza giornata di riposo, poi da domani mattina si riparte perché la gestione del Partito Democratico non è la cosa più semplice. E però vorrei dire anche grazie soprattutto ai cittadini che oggi hanno dato un segnale che definire commovente è dire poco. Domenica scorsa qualche decina di migliaia di italiani stremati, stanchi, nauseati dalla politica si sono riuniti insieme per fare il giorno dell'insulto, il Vaffa Day.
Oggi qualche milione di italiani, vincendo lo stesso disgusto, la stessa fatica, è andata ai seggi per il giorno della proposta, per dire che cosa vogliamo fare dell'Italia, non chi vogliamo insultare, per dire i progetti del paese, non le liste di proscrizione di giornalisti e parlamentari. Gli italiani hanno dimostrato una volta di più di essere migliori della loro classe dirigente e lo hanno rifatto rischiando. Io credo che noi non abbiamo più scuse, più alibi, ma gli italiani che sono andati a votare a questo giro hanno avuto un bel coraggio, perché per fidarsi in generale ci vuole coraggio, lo sappiamo. Fidarsi è il gesto forse più innaturale per un uomo e per una donna, per un bambino no, un bambino si butta, si getta nelle braccia della mamma, del babbo, però fidarsi per una donna e per un uomo è molto difficile, bisogna avere dentro un grande coraggio e un grande amore. Si fida il fidanzato della fidanzata, si fida l'anziano della persona con cui condivide la vita o semplicemente di chi lo segue, si fida il datore di lavoro e l'impiegato, ci si affida all'insegnante e all'uomo di cultura. Però, affidarsi oggi per la politica è una cosa che può sembrare da folli. Affidarsi a una classe politica che in questi anni ha dimostrato di non cogliere gli umori del paese e le istanze profonde che gli italiani esprimevano è un gesto che sinceramente deve farci riflettere. Se milioni di italiani sono andati a votare, deve essere chiaro che da oggi non c'è più alibi per nessuno, non c'è più scuse. Il tempo che noi dobbiamo mettere a disposizione del cambiamento è finito. Non è che possiamo aspettare che arrivi qualcun altro poi a lamentarsi di noi. E allora abbiamo consapevolezza di questo. Non ci hanno dato 2 euro. Ci hanno dato anche 2 euro e renderemo pubblici tutto centesimo per centesimo dove andranno i 2 euro. Ma non ci hanno dato soltanto 2 euro, lasciatemela dire così. Loro ci hanno dato l'idea che si possa ancora credere nella cosa pubblica, che non tutti siano uguali. Ci hanno dato l'idea che la passione, la partecipazione, il coinvolgimento possono portare a cambiare le cose in modo concreto. E di questo risultato il merito è vostro. Mi hanno detto entrando: ma sei orgoglioso, Matteo? Non vorrei sembrare arrogante, più del solito direbbe qualcuno. Non vorrei sembrare, sapete che non mi difetta l'autostima, insomma, diciamo, e non sono certo un finto modesto. Però io stasera non sono orgoglioso né di me né per me. Io stasera sono profondamente orgoglioso di voi. Sono orgoglioso di voi per mille motivi. So che la partita riguarda innanzitutto il ruolo che dovrò giocare anche io. Mi sono chiari mai come in questo momento i limiti, i difetti, anche le mancanze personali. E rispetto allo straordinario affidamento che mi è arrivato dal voto dei gazebo, sono consapevole che c'è tanto da lavoro da fare da parte mia. Io sono tenace e determinato, vi garantisco che se mi avete dato la fascia di capitano di questa squadra, io non farò passare giorno senza lottare su ogni pallone, senza crederci fino in fondo, non risparmiandomi mai e non tirandomi indietro. Ma oggi sono orgoglioso di voi. Sono orgoglioso di voi per ogni volantino che avete distribuito in questa campagna elettorale, per ogni chilometro di strada fatta per andare a presentare la mozione, per ogni sessione d'esame saltata, magari con la scusa delle primarie, ma comunque saltata, per ogni volta in cui magari uno arrivava tardi in ufficio perché la sera aveva fatto tardi a discutere con quelli delle altre mozioni. Sono orgoglioso di voi perché conosco la bellezza e la fatica di quello che voi avete fatto. La gioia di una bevuta insieme dopo che l'iniziativa è riuscita, la gioia e la delusione di quando si organizza un evento e non viene nessuno e verrebbe voglia di dire: ma perché non sono rimasto a casa a godermi la mia famiglia? Conosco i sorrisi e anche le lacrime di chi qualche volta rispetto alla politica prova quello strano guazzabuglio di emozioni e di sentimenti per cui ci lascia lì il cuore. Si può anche piangere in politica, non soltanto sorridere. Però io credo che se è vero che ogni volto corrisponde a un voto e ogni voto corrisponde a un volto, chi oggi ha vinto questa battaglia non è il sottoscritto. E lo dico sapendo, avendo consapevolezza che l'anno scorso quando abbiamo perso vi ho chiesto di tornare il giorno dopo a lavorare con il sorriso sulle labbra.
È lo stesso sorriso che vi chiedo di avere domani mattina, dice, più facile, certo, però è anche un messaggio molto bello. Oggi che abbiamo vinto, pensiamo a tutte le volte in cui abbiamo perso. Pensiamo a tutte le volte in cui cadendo c'era stato detto non ce la farai più a risalire. Pensiamo a tutti quelli che stanno soffrendo oggi, da chi è nelle carceri e si sente preso in giro da una classe politica che parla e sparla di provvedimenti di clemenza, a chi vive la difficoltà del fallimento nella crisi economica più grande che potessimo conoscere. Oggi che abbiamo vinto, gettiamo lo sguardo su chi non ce la fa e pensiamo che la vittoria più bella è quella non di chi pensa di farcela sempre, ma di chi cadendo si rialza. E avendo vinto, abbiamo anche consapevolezza che il nostro più grande orgoglio oggi deve essere quello di dimostrare di saper vincere, non di saper semplicemente festeggiare stasera. Tocca a una nuova generazione, amici. Tocca a una generazione di persone che non farà a meno dell'esperienza degli altri. Noi coinvolgeremo le persone più anziane, più esperte, più capaci, ma tocca a noi guidare la macchina. Tocca a noi che eravamo alle medie quando andava giù il muro di Berlino. Tocca a noi che abbiamo scelto di fare giurisprudenza dopo che Falcone e Borsellino saltavano in aria nella terribile strage del 1900, nelle terribili stragi del 1992. Tocca a noi che siamo cresciuti cittadini globali di un mondo orfano della politica, perché con i voli low cost potevamo girare ovunque in Europa, con la globalizzazione e internet potevamo andare da tutte le parti del mondo, però ci è capitato di crescere in un mondo dove le istituzioni internazionali non c'erano. Noi siamo quelli cresciuti nel 1994 con la strage dei Grandi Laghi in Ruanda, dove l'ONU dormiva e disse dopo sei mesi che era in corso un genocidio a colpi di macete. Siamo quelli cresciuti nel 1995 a Srebrenica, quando i caschi blu delle Nazioni Unite, i caschi blu olandesi, hanno scritto la pagina di vergogna più grande di un'organizzazione internazionale. Hanno consentito di dividere donne e uomini, di violentare le donne davanti agli uomini, di uccidere gli uomini e di metterli nelle fosse comuni. Noi siamo cresciuti in un mondo orfano di politica, dove ci hanno detto che fare politica era una parolaccia. Eppure ci siamo resi conto che tocca a noi proprio perché abbiamo conosciuto l'euro e non l'Europa. Abbiamo lasciato in mano l'Europa ai burocrati, abbiamo lasciato in mano l'Europa a quegli specialisti senza cuore che chiamiamo tecnici, ma che spesso sono persone brave con le slide e poco avvezze a calcolare il fatto che ci sono delle persone, non dei numeri. Tocca a noi, e noi stasera siamo qui per dire che non ci tiriamo indietro. Siamo qui per dire che forse useremo dei metodi un po' spicci, ma non confondete l'ambizione di cambiare l'Italia con l'ambizione di cambiare semplicemente un ministro o un governo. Sono tre mesi che i giornali scrivono che il nostro principale problema è capire se quel ministro rimane o quanto dura l'esecutivo. Questo tema è secondario rispetto al fatto che noi apparteniamo a una generazione di persone che pensa che l'Italia sia la bella addormentata nel bosco, che la politica sia la foresta incantata, dove vittime di chissà quale sortilegio, vittime di chissà quale incantesimo, abbiamo il paese più bello del mondo, abbiamo la classe imprenditoriale tra le più capaci del mondo, una parte almeno, abbiamo dei lavoratori e delle lavoratrici che hanno dimostrato di saper fare, abbiamo degli insegnanti appassionati, abbiamo dei ricercatori curiosi, abbiamo degli anziani saggi, abbiamo dei giovani intraprendenti, ma abbiamo la peggiore classe dirigente che la storia europea degli ultimi 30 anni abbia mai conosciuto. La bella addormentata nel bosco, ferma, incantata. Non lo dice oggi il candidato segretario del Partito Democratico, o il segretario eletto, se preferite. Sì, preferite, penso, se no anch'io preferisco. Ma non lo dice nemmeno l'elettore del PD che ha votato ai circoli, non lo dice nemmeno il Censis che ha dedicato ieri l'altro delle pagine straordinarie alla classe dirigente, che in qualche modo vive la parola stabilità come un pretesto per il proprio immobilismo. No, lo hanno detto oggi 2,5 milioni di persone, da cui è arrivato un messaggio molto chiaro. Noi vogliamo che l'Italia torni a correre, noi vogliamo dare ancora una chance al possibile e all'impossibile, all'idea che l'Italia smetta di essere il luogo del nostro piagnisteo e diventi il luogo di una speranza che sia concreta, percorribile, fattibile. Ma dipende da noi adesso, non abbiamo più alibi.
E allora perché questo accada, diciamoci alcune cose. Bisogna saper vincere. Da domani mattina bisogna saper studiare di più di quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Bisogna saper faticare di più di quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Bisogna sapere che niente è dato per scontato e che questo punto non è un punto d'arrivo, ma è un punto di partenza. Bisogna sapere che non si vince per prendersi una rivincita, non si vince per togliersi una soddisfazione, non si vince per avere il gusto di dire ce l'abbiamo fatta, si vince perché l'Italia ha bisogno di noi. E se non ne siamo consapevoli, corriamo il rischio di perdere la più grande occasione che deriva oggi da questo risultato così incredibile. Mi ha colpito quando abbiamo fatto il giochino dei manifesti, forse c'è anche qui, eccolo lì, perdere bene e vincere. Mi ha scritto una persona e mi ha detto: vincere è una parola fascista. Uno che vuole stare in politica e che abbia paura di vincere non deve semplicemente cambiare verso, deve cambiare mestiere. Perché rifiutare la logica del vincere non significa rifiutare la logica fascista, significa rifiutare il contatto con le persone, con la realtà. Però per vincere c'è bisogno di avere il coraggio di dire con chiarezza alcune cose. E noi abbiamo avuto la forza in questa campagna elettorale di dirle prima, di dichiararle le cose. Abbiamo detto parole nette sul carattere quasi referendario di queste primarie. Abbiamo detto: se dopo la sentenza della Corte Costituzionale ci fosse, per caso, qualche politico di lungo corso, neocentrista, che magari ha tirato fuori una bella bottiglia e che ha brindato dicendo: oh che bello, è tornata la Prima Repubblica, che bello, abbiamo stabilizzato le larghe intese, che bello, il proporzionale è vivo e lotta insieme a noi. Bene, stasera quella bottiglia di spumante a quel politico gliel'abbiamo mandata di traverso. A quel politico, a quel burocrate, a quell'alto papavero di Stato, ai teorici dell'inciucio, diciamo: vi è andata male, con il voto delle primarie vi è andata male, il bipolarismo è salvo. E se avete voglia di fare come si faceva con gli stereo, di pigiare il tasto indietro e di tornare 20 anni prima, mi dispiace per voi, perché 2,5 milioni di italiani vi hanno detto no, grazie. No, grazie. No, grazie. Per cui da domani mattina il PD, che è stragrande maggioranza della maggioranza, metterà tutto il proprio onore nella necessità di una legge elettorale che garantisca il bipolarismo, il corretto gioco tra destra e sinistra, che tagli 1 miliardo di euro immediatamente ai costi della politica, così lo spieghiamo a quelli che vanno al Vaffadei, che sono bellini, perché Beppe Grillo ha detto: ci sono 148 parlamentari che non possono entrare in Parlamento perché sono frutto della premio di maggioranza sulla legge che è stata dichiarata incostituzionale, ma siccome la legge che è stata dichiarata incostituzionale dice anche che tutti quegli eletti senza voto di preferenza sono incostituzionali, secondo il criterio di Beppe Grillo, qualcuno spieghi a Beppe Grillo che con questa logica bisognerebbe che tenessero fuori anche i suoi dal Parlamento. Allora io dico una cosa: anziché giocare a tenerli fuori, li vogliamo mandare dentro a fare una legge elettorale chiara e soprattutto a dire che da subito noi presenteremo una proposta di legge costituzionale per tagliare 1 miliardo di euro ai costi della politica, per superare il bicameralismo perfetto, e per dire con chiarezza che si può fare senza il Senato, senza le province, senza che i consiglieri regionali comprino la Nutella a spese dei cittadini, senza che si umili il carattere fondamentale del fare politica. La linea non l'hanno data i professoroni, il comitato dei saggi. Non c'è saggio più grande di chi va a votare al gazebo e sceglie. Ci sono 2,5 milioni di saggi che hanno detto che da questa linea non si torna indietro. E questo è un messaggio che voglio dire con molta chiarezza, perché lo voglio dire ai giornalisti che ci seguono e che ringrazio: questo non è un diktat di Renzi o un diktat del PD, questo è un diktat del buonsenso. E da domani mattina sarà chiaro che dopo la sfida che il PD ha fatto per contarsi al proprio interno, c'è una sfida più grande da fare tutti insieme, che è la sfida di far contare non soltanto il PD, ma di far contare quei 2,5 milioni di persone. O non ci daranno più un'occasione.
non ce la ridanno più l'opportunità di cambiare le cose come hanno fatto stavolta. È l'ultima. Oggi c'era il sole praticamente in tutta Italia, però faceva freddo a Prato, vicino a quei capannoni dove i diritti del lavoro e del lavoratore, dobbiamo dirlo, non hanno un passaporto. Non è che se muoiono 7 cinesi possiamo far finta di niente perché non li conosciamo, non sappiamo dare un nome. Faceva freddo a Olbia, dove il patto di stabilità tiene nelle casse del comune 50 milioni di euro, quando la legge di stabilità ha dato soltanto 30 milioni di euro per la prevenzione e la difesa del suolo nel 2014. Faceva freddo nella Terra dei Fuochi, dove da vent'anni la politica italiana mostra il suo volto peggiore. Faceva freddo a Taranto, dove la scommessa non è soltanto una scommessa economica e industriale, quella dell'Ilva, è una scommessa di civiltà e di rispetto per la vita di quei lavoratori e per le possibilità occupazionali di quel territorio. Faceva freddo in certe periferie abbandonate della nostra città e faceva freddo nel cuore dell'Italia, che è Lampedusa. Perché noi non possiamo ricordarci di alcuni luoghi che sono alcune frontiere soltanto quando ci sono le stragi e quando ci sono i momenti di massima visibilità far finta che non esistano. Faceva freddo, ma toccherà a noi riscaldarlo. E toccherà riscaldarlo con una scommessa culturale, unico passaggio in politichese che voglio fare stasera, che è una scommessa culturale molto difficile. Noi dobbiamo dire che si può essere riformisti e ciò nonostante non essere noiosi. Si può cioè dire che per la prima volta in Italia possono scaldare i cuori non solo i grandi progetti massimalisti e estremisti come è accaduto fino ad oggi, ma anche la capacità concreta di tenere insieme il buon senso del padre di famiglia che gestisce le cose quotidiane con l'idealità, il sogno, la bellezza, l'entusiasmo. Si possono tenere insieme, si può dare un'anima al riformismo. Non è mai accaduto in Italia. È sempre stato detto che chi era riformista per definizione doveva perdere perché era noioso. Io credo che oggi riuscire a coniugare il riformismo con la capacità di appassionare le persone significhi portare un po' di caldo, un po' di calore. Significhi anche, lasciatemelo dire che questa non è la fine della sinistra. Questa non è la fine della sinistra. Questa è la fine di un gruppo dirigente della sinistra. Non è la fine della sinistra. Noi stiamo cambiando i giocatori, non stiamo andando dall'altra parte del campo. Stiamo cambiando giocatori che hanno dato il meglio di loro stessi, ma adesso hanno bisogno della sostituzione. Vorrei non essere ingeneroso verso chi ci ha preceduto. Tante cose buone sono state fatte, tante sfide belle sono state vinte, tante partite sono state giocate, ma io credo che sia arrivato un momento in cui non possa bastare più continuare a sentirsi raccontare quanto è stata bella la loro storia. È arrivato il momento di scrivere la nostra storia, non soltanto di sentire raccontare la storia degli altri. E in questi anni vogliamo dire che abbiamo sbagliato anche noi. Abbiamo garantito solo chi era garantito, abbiamo dimenticato gli esclusi, i precari, i cinquantenni cassi integrati. Li abbiamo messi da parte, agli angoli della storia. Abbiamo parlato di lavoro organizzando i più grandi convegni, ma alla fine la disoccupazione è aumentata, è al record storico. Alla fine gli investimenti, soprattutto quelli stranieri, sono calati. Alla fine il settore del ceto medio, che è quello che ha fatto grande l'Italia, è in sofferenza e nessuno se ne sta accorgendo. Abbiamo marciato in difesa della Costituzione. Ma noi per primi non l'abbiamo applicata e quando l'abbiamo cambiata con la revisione del titolo quinto abbiamo sbagliato. Dobbiamo avere il coraggio di dirci che talvolta abbiamo detto che era giusto privatizzare e abbiamo svenduto, come è accaduto nel caso di Telecom e poi di Alitalia, non certo per responsabilità solo della sinistra, ma anche nostre. Quando dovevamo cambiare abbiamo conservato e quando dovevamo governare abbiamo litigato, consentendo alla destra di tornare a governare il Paese perché noi abbiamo mandato a casa chi aveva vinto le elezioni. Da domani c'è una sfida che ci riguarda, diciamocelo in faccia, che non serve la tessera di un partito per avere una buona idea, è importante che ci siano gli iscritti,
che siano tutelati. È importante regalare un sorriso ai volontari delle feste dell'Unità, dire loro che finalmente andremo a vincere, ma contemporaneamente non respingere chi sta fuori, non vedere più le scene dei seggi a cui respingiamo la gente che vuole stare a partecipare con noi. Dobbiamo dire che in un paese civile non può bastare l'iscrizione a un sindacato per fare carriera e che anche il sindacato deve cambiare con noi. Dobbiamo dire, e lo dobbiamo fare io per primo, che non può bastare l'appartenenza al club degli amici per avere ruoli. Vi prometto che noi non sostituiremo un gruppo dirigente, il loro gruppo dirigente, con un altro gruppo dirigente, il nostro gruppo dirigente. Vi prometto che noi non cambieremo gruppo di potere. Se abbiamo avuto tutti questi voti, li abbiamo avuti per scardinare il sistema, non per rimpiazzare i loro con i nostri. Non c'è amicizia più grande di chi ti dice in faccia le cose, non c'è lealtà più grande di chi non si tira indietro, e il gruppo dirigente che da domani guiderà il PD deve avere questa caratteristica: non dire di sì al capo o presunto tale, ma dire in faccia quello che pensa, avere il coraggio delle proprie azioni, mantenere la schiena dritta. Apprezzo di più chi dice le cose che pensa che non, chi si nasconde dietro al potere delle correnti. Ecco perché la prima corrente da rottamare è la corrente dei renziani, che anzi da stasera ufficialmente è sciolta, ammesso che sia mai esistita. Però vedo clima di disperazione sull'annuncio dello scioglimento della corrente dei renziani. Perché si può essere di sinistra anche senza pensare che la parola merito sia una parolaccia, eh? Si può essere di sinistra anche dicendo che le pari opportunità significa dire a chi vuole provarci fallo. Si può essere di sinistra dicendo che oggi i valori costitutivi sono quelli dell'attenzione a chi non ce la fa, certo, a chi oggi vive nella condizione di povertà, ma per combattere la povertà non servono fare le manifestazioni, serve creare ricchezza, serve creare valore, e il valore più grande è quello di chi in questo paese riconosce che la parola scuola, la parola cultura, la parola educazione non sono dei costi, sono degli investimenti, non sono delle spese da buttare via, sapendo però che per primi dobbiamo cambiare anche noi su questo. Abbiamo un sistema della cultura, lasciatevelo dire da Firenze, in mano a una struttura ottocentesca che va cambiata, non può più continuare a reggersi sul meccanismo delle sovrintendenze. Abbiamo un sistema della scuola in cui dobbiamo dire a un insegnante che se premiamo il merito non lo facciamo contro gli insegnanti bravi, lo facciamo per consentire agli insegnanti di dare il meglio di loro e consentire alle famiglie di non avere più quello sguardo pazzesco che c'è stato in questo periodo, dove si va davanti ai nostri insegnanti e agli insegnanti dei nostri figli. E mentre la generazione di mio padre, quando andava a parlare con gli insegnanti, dava per partito preso ragione ai professori e torto ai figli, noi oggi, sbagliando, diamo sempre torto agli insegnanti, perché abbiamo perso l'autorevolezza sociale del ruolo. La recupereremo centimetro dopo centimetro, ripartendo dai 5.000 assessori alla scuola del PD, ripartendo dalle professoresse, dai professori, dalle insegnanti, dalle famiglie, consentendo una tregua educativa alle nostre famiglie. È l'educazione il punto da cui ripartiamo. Significa essere di sinistra non soltanto dire che la green economy è la chiave del futuro di un paese, o che l'agenda digitale può creare posti di lavoro, o che l'innovazione applicata alla pubblica amministrazione significa che dobbiamo avere un sistema più efficiente, che è di sinistra abbassare le tasse, che è di sinistra dare garanzie a chi non le ha avute, non soltanto difendere soltanto quelli che le hanno avute. Ma questo tipo di sinistra significa avere il coraggio di cambiare per primi noi. E allora, io sono il sindaco di una città che mi ha dato non tanto, tutto, e che ha dei modelli di bellezza e di grandezza che sono sotto gli occhi di tutti. C'è un modello di bellezza e di grandezza che può attingere alla storia dell'arte, alla cultura, all'innovazione scientifica. Però permettetemi oggi di dire che sono particolarmente orgoglioso di essere il sindaco di una città che qualche anno fa ha dedicato il suo palazzetto dello sport a una persona vivente, allora vivente, che si chiamava Nelson Mandela.
Non l'abbiamo chiamato con il nome di una macchina, con il nome di un'azienda, non l'abbiamo chiamato con il nome di una marca, l'abbiamo chiamato con il nome di una persona perché potessimo dire ai nostri figli che di quella persona bisognava essere orgogliosi, che si poteva stare persino in carcere 27 anni per un'idea, se poi quest'idea avrebbe poi potuto fecondare il mondo intero. E c'è una frase di Nelson Mandela che mi ha colpito in questi giorni: il nostro giocare in piccolo non serve al mondo. È strano che lo dica una persona, che lo abbia detto una persona che è forse l'esempio della grandezza. Noi ci sentiamo piccoli rispetto alla grandezza di un personaggio come Nelson Mandela. Però diciamo la verità, è vero. In questi anni l'Italia e anche il PD si è abituato a rimpicciolire i nostri sogni. Ci siamo abituati a pensare in piccolino, a giocare alla meno, a pensare soltanto al nostro futuro, non al futuro di tutti. Abbiamo ridotto le aspettative e le speranze. È una cosa molto triste. Mi piace pensare che il messaggio di oggi, con il quale andiamo a letto stasera, è il messaggio esattamente opposto a questo. Ci viene chiesto di essere terribilmente concreti, drammaticamente ancorati alla situazione del Paese, capaci di dare risposte immediate. Però ci viene chiesto anche, per quanto possibile, di tornare a riprenderci il futuro, a non vederlo più come una minaccia, a dire a chi oggi ho incontrato al seggio, 86 anni, e che mi ha detto: io vengo a votare perché ho paura per il vostro futuro, di dire: la prossima volta vieni a votare perché hai speranza per il futuro dei tuoi nipoti. È l'idea di poter finalmente cambiare verso e far passare il messaggio che la politica conta qualcosa, serve a qualcosa, conta qualcosa. In questi ultimi giorni la politica sembra non contare niente. La politica in questi ultimi giorni non mette bocca sulla legge elettorale, decide la Corte Costituzionale. Non mette bocca sul bilancio perché arriva un commissario europeo che si è alzato storto, che è in campagna elettorale e che ci deve dettare la linea. Non mette bocca persino sulla sperimentazione di una delle malattie più gravi. Si può discutere nel merito, non voglio entrare, ma trovo allucinante che a decidere di un metodo che ha a che vedere con la vita dell'uomo sia il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. Segno evidente di una impotenza della politica. Vorrei che noi recuperassimo una dimensione diversa. Vorrei che noi andassimo a casa stasera sapendo che il nostro modo di giocare deve essere un giocare con allegria, con entusiasmo, consapevoli che, come diceva un prete mio amico, Dio esiste ma non sei te, quindi rilassati. Con la consapevolezza che nessuno di noi è indispensabile, ma che ciascuno di noi oggi ha scritto un pezzettino, un tassellino di una storia bella. E allora il nostro giocare in piccolo non serve al mondo. So che può sembrare persino ambizioso venire a dire che oggi, ripartendo da una frase di Nelson Mandela, ciascuno di noi deve mettersi in gioco. Però se ci pensate bene, come si può non essere ambiziosi quando si ha la fortuna di essere stati chiamati dai propri concittadini, dai propri connazionali, a guidare il partito più grande del paese più bello del mondo? A noi il compito di realizzare quei sogni, a noi il compito di giocare in grande, a noi il compito di tornare a dare fiducia agli italiani, credibilità alla politica, ricchezza all'Italia. Grazie di cuore, il meglio deve ancora venire e da domani ci divertiamo insieme. Grazie a tutti.